Qualche tempo fa vi scrivevo: le donne non finiscono mai di sorprendermi. E Peppe, un amico del Facebook, commentava: Riccardo, non è vero, perché se fosse così me le sarei già sposata. Ragazzi, anzi ragazze, siete fantastiche! Una di voi mi ha scritto: Riccardo, sei un adulatore. Maria Teresa, lo dico veramente, ma pensa tu, cosa sarebbe il mondo senza le donne? Le donne sono bellissime, tu le guardi e puoi solamente dire wow, esatto, solo wow. Siete delicate, seducenti e mutevoli, esatto, mutevoli. La mia professoressa dell'università mi diceva: vedi Riccardo, le donne con l'età maturano, gli uomini invecchiano. Credete che avesse ragione? Mi piace come ricoprite differenti ruoli: moglie, madre, figlia, sorella, nonna. Ma quali sono le donne da sposare? Una mia amica mi diceva: Riccardo, le donne da sposare sono quelle che ti fanno cucù. Esatto, cucù, non cucù, ma cucù. Il primo cucù te lo fanno quando gli sguardi si incrociano. Scatta la scintilla, tu non puoi resistere, hai voglia di baciarla, stringerla, fare sesso con lei. E non è un sesso scontato, ma è quel sesso che quando finisci tu dici ah. Il secondo cucù è invece una chimica mentale, è quella persona con cui tu hai piacere di uscire, far due parole, farti una birra, è quella persona con cui tu ti senti libero di dire: questa sera esco a vedere una partita con i miei amici. Io mi considero un ragazzo fortunato perché ho incontrato delle donne che mi hanno fatto cucù e ci ho messo 20 giorni a capirne che erano le donne giuste. È stato molto semplice. Quindi Peppe, se tu vuoi capire se quella che stai frequentando è la donna da sposare, segui questo consiglio. Fatti con lei un bel viaggio di 20 giorni o a piedi o in bicicletta, in cui alla fine della giornata siete tutti e due molto stressati e molto nervosi. Se quando tornerete a casa avrete ancora voglia di fare buon sesso, di uscire insieme per una birra, allora vorrà dire che questa donna è veramente da sposare. Ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se così è stato, una condivisione, un commento, un mi piace. E poi iscrivetevi al mio canale YouTube o alla pagina Facebook. E mi raccomando, se questa tecnica del cucù, se questa tecnica dei 20 giorni di viaggio insieme funziona, non dimenticatevi di invitarmi al vostro matrimonio. Ragazzi, per questo giovedì è tutto, io vi saluto e ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Di notte poi si trucca, lo sai, e tutta la città impazzisce.